Nei giorni scorsi due sue macchine sono state incendiate. Cosa sta succedendo? I carabinieri hanno accertato un incendio doloso perché hanno trovato la tanica di benzina, un frammento di tanica di benzina, e sono stati incendiati diversi autoveicoli. Di questi uno è riconducibile a me. Più di una volta a ridosso di un'udienza sono rimasto vittima di attentati intimidatori. È successo a maggio con il ritrovamento di alcuni proiettili di pistola sul cofano della mia macchina. Penso sia stato marzo dello stesso anno, l'anno scorso, con l'impiccagione di un piccione al balcone di casa mia a Fabrizia. Io avevo un autosalone, avevo un'agenzia di assicurazioni che avevano un importante volume di affari. Purtroppo per mancanza di liquidità mi sono trovato costretto a chiedere un prestito. Com'è possibile che un imprenditore come lei, che aveva un fatturato, un volume d'affari notevole, possa trovarsi in un vortice dal quale non se ne esce? Un imprenditore che ha una difficoltà, se dovesse aspettare l'erogazione lecita di un prestito chiesto ad un istituto di credito, non risolverebbe il problema. È chiaro che un commerciante, un imprenditore sa che ci sono degli individui che prestano denaro, anche se volgarmente detto a strozzo. Lei quanto ha chiesto la prima volta e quanto si è ritrovato a dover pagare? Io ho chiesto, le ripeto, una modestissima cifra, tra virgolette, che era di 15.000 euro. Quanto mi sono dovuto, quanto ho pagato non riesco a calcolarlo nemmeno io. Parliamo di centinaia di migliaia di euro. Tornasse indietro, denuncerebbe i suoi usurai? È l'unica cosa da fare, perché o si denuncia o si muore di usura, si muore di estorsione, si muore in maniera violenta. L'inizio, l'ingresso nel mondo dell'usura è molto gioviale, come dire, molto, è come se uno ha a che fare con un amico che ti sta aiutando. Dice sì, io ti do sti soldi, però sempre chiesto all'inizio della vicenda, sempre chiesto in maniera, dice io ti do 10.000 euro, però le spese me le devi pagare, me ne torni in un mese 12.000, cioè 2.000 euro, cioè il 20%, il 20% mensile, in alcuni casi anche superiore. E mi rivolgo a chi è sotto usura, denunciate. È meglio vivere con la paura addosso anziché rimanere in balia di queste persone. La denuncia è l'unica strada percorribile. Ha paura dell''ndrangheta? Beh certo, diamine, ha paura dell''ndrangheta, certo. Sarebbe da idioti non avere paura. La paura c'è sempre, si vive con la paura, si impara a convivere con la paura.